Armando Siri è fuori dal governo. Sfregia l'ex fidanzato con l'acido, è successo a Legnano. Pamela uccisa perché voleva scappare dal suo aguzzino. Armando Siri è fuori dal governo. A quanto apprende la DN Cronos, il presidente del Consiglio Conte ha revocato la nomina del sottosegretario leghista durante un Consiglio dei Ministri durato circa 2 ore. Secondo quanto riferito non c'è stato alcun voto, nessuna conta sulla revoca, c'è stato solo un dibattito fra i ministri seguito dalla illustrazione delle motivazioni definite oggettive che hanno poi indotto il premier Conte a dimissionarlo. Dopo un litigio in strada ha gettato dell'acido sul volto dell'ex fidanzato, è successo ieri sera a Legnano in provincia di Milano a un uomo di 30 anni che ora rischia di perdere l'occhio. La donna si trova in carcere, l'accusa è di lesioni personali gravissime e atti persecutori. Nessuno sconto di pena per chi commette questi reati, ha detto Matteo Salvini annunciando una proposta di legge della Lega. Non è morta di overdose, è stata uccisa con 2 coltellate Pamela Mastropietro, la ragazza romana fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio del 2018. Lo ha ribadito il sostituto procuratore Stefania Ciccioli nella requisitoria davanti alla Corte d'Assise nel processo che vede imputato Innocent Osegale con l'accusa di aver stuprato, ucciso e fatto a pezzi la ragazza romana. Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all'estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all'anagrafe dell'atto riconosciuta nel paese straniero. Lo hanno deciso le sezioni unite della Suprema Corte con una sentenza pubblicata stamane. Il Tribunale ha ravvisato in questa disposizione un principio di ordine pubblico che tutela la dignità della gestante e l'istituto dell'adozione. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete degli aggiornamenti, come sempre, potete collegarvi al sito www.adnecronos.com. Grazie per averci seguito. Arrivederci.